tutto il parco minuto per minuto di Gianna Fabrizi e Pietro Gasparri. Il progetto del parco eolico Montecatini Val di Cecina in provincia di Pisa nasce nel 2005. All'origine prevedeva l'installazione di 12 pale eoliche situate nel crinale collinare che dalla miniera va verso nord. I lavori presero il via nell'autunno del 2008 e nella primavera dell'anno successivo venne inaugurato il parco eolico realizzato dalla Late Wind. Furono realizzate 6 pale da 1,5 MW di potenza ciascuna e che hanno prodotto nel 2010 16 milioni di kWh e nel 2011 15 milioni e mezzo di kWh. Il COSVIG, Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche, è il titolare del parco eolico la cui realizzazione e gestione sono state concesse alla società ERT, che riconosce parte del ricavato delle vendite dell'energia elettrica al comune di Montecatini Val di Cecina. Questo permette all'amministrazione di realizzare importanti lavori di manutenzione su strade ed altre infrastrutture pubbliche. Il buon esito della realizzazione del parco e la sua produttività nei primi anni di vita hanno suggerito l'avvio dell'ampliamento con l'installazione di ulteriori 5 pale eoliche. Ripercorriamo insieme le fasi salienti di questo lavoro di ampliamento, iniziato a metà del luglio del 2012, partendo dalle fondamenta delle piazzole. Per quanto riguarda la fase realizzativa di un parco eolico, si può suddividere tra la realizzazione delle opere civili e l'installazione vera e propria degli aerogeneratori. Al momento stiamo eseguendo la prima fase, ovvero la realizzazione delle strade, delle piazzole di montaggio e delle fondazioni. Successivamente, quando saranno terminate, si potrà procedere all'installazione degli aerogeneratori. Vedremo come vengono assemblati i vari elementi che compongono i fusti delle pale eoliche. Sui basamenti vengono montati segmenti delle torri alte 65 metri. Continua a scendere di cavo piano, scendi di cavo piano piano, scendi di cavo piano. La conclusione del montaggio della torre eolica è rappresentato dall'assemblaggio a terra e il successivo innalzamento della cosiddetta stella, ovvero il rotore con le 3 pale agganciate. A questo punto la macchina è completa. Prima di far entrare in servizio e quindi in produzione la torre eolica, dovranno essere completati i cablaggi e i montaggi interni di tutti i collegamenti. Siamo adesso arrivati alla fase finale della messa in servizio delle pale eoliche. In questo momento i tecnici stanno facendo le messe in servizio dei convertitori e degli impianti elettrici, tutte le verifiche necessarie per far sì che i sistemi funzionino correttamente. Dalla sottostazione abbiamo lanciato tensione alle turbine, logicamente adesso abbiamo solamente l'alimentazione e diciamo vengono fatti tutti i controlli per predisporre gli aerogeneratori alla produzione. I passi successivi saranno appunto controllare che le apparecchiature siano state installate correttamente, fatte le verifiche tecniche di funzionamento e quindi le pale saranno pronte ad entrare in produzione. Il proprietario dell'ampliamento è Montecatini 2 SRL, risultato della collaborazione instauratasi tra il gruppo Light Wind e azienda energetica SPA, società partecipata dai comuni di Bolzano e Merano. Eccoci arrivati in sottostazione elettrica, qui arrivano i cavi
dei due parchi eolici, il parco attualmente esercizio e la parte dell'ampliamento. Arrivano in salgono sui cavi quelli rossi, entrano nel trasformatore elevatore, la tensione viene portata da 20 kV a 132 e poi tramite le apparecchiature di alta tensione immesse nella rete in alta tensione